Medici di base sotto le UZ, la gente compatta, tornano a fare quello che facevano un tempo. Crack di BPV, ecco la lista dei 100 super debitori, soldi prestati e mai restituiti. Il maltempo si porta via la guaina di copertura del Ponte Vecchio, ora l'intervento di ripristino. Denuncia shock di una 14enne bassanese, un coetaneo mi ha violentata al parco. Immortalato un branco di lupi, 7 esemplari a poche decine di metri dalle case. A Fontaniva camion colpito da una pietra scagliata dal ponte della ferrovia. Piombino Dese, tentano il furto, scatta l'allarme, i ladri vengono incastrati e presi. Buonasera telespettatori, iniziamo il nostro telegiornale parlando di medici di base. Il tema continua a far discutere molto i bassanesi, sentite. Mamma mia, che disastro. Allora, dico solo che dovrebbero essere aperti tutti i giorni, non a orari frazionati come adesso, perché io ho mia mamma, una signora anziana, e non sono sempre disponibili. Una volta erano dei medici che andavi là e ti dicevano da là alla Z cosa avevi e cosa dovevi fare. Adesso non vorrei nemicarmi i medici, però fanno fare solo ricette. Allora non visitando ti costringono ad andare a fare l'attacco, la risonanza magnetica, che c'è un costo grande. Io dico ritorniamo alle origini di essere medici per la gente, cominciamo a lavorare per loro e tralasciamo la parte burocratica, solo così possiamo riprendere la fiducia del cittadino. Il tema è sentito, lo testimoniano queste interviste e le centinaia di messaggi arrivati alle nostre redazioni. Lo sciopero dei medici di base fa discutere e riflettere. Perché se è vero che non si può fare di tutta l'erba un fascio e che esistono dei medici di famiglia che lavorano come matti, non ci si può nemmeno nascondere dietro un dito ed è necessario un nuovo approccio alla professione. Non si può ridurre tutto a una mera battaglia sindacale. Rumors dicono che la proposta di far dipendere i medici di base dalle ULS, proposta lanciata da Rete Veneta, è al vaglio delle istituzioni regionali. Intanto emergono nuovi dati. Il costo medio dei medici di medicina generale, dato riferito al 2015, in Veneto è stato di 121.600 euro. La media italiana invece supera di poco i 100.000 euro annui. Ma abbiamo visto che stando all'imponibile ci sono dei medici che sul territorio arrivano a guadagnare fino a 178.000 euro lordi all'anno. E continuiamo a parlare dello sciopero dei medici di base attraverso il nostro TG Linea Aperta, quindi vi chiediamo, telespettatori, i medici di base devono essere dipendenti delle ULS, quindi più risparmi e più servizi? Scriveteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Parliamo ora di banche, ecco la lista dei 100 debitori eccellenti, quelli a cui la BPV ha prestato i soldi e che non sono mai tornati indietro. Ci sono gli ex imprenditori della moda e quelli delle costruzioni, la società di ex calciatori e quella dell'ultimo presidente di banca Etruria, tutti inseriti nell'elenco dei 100 debitori più esposti con la Popolare di Vicenza, all'epoca guidata da Gianni Zonin. Destinatari di generosi finanziamenti mai restituiti che hanno contribuito al crack dell'istituto di credito. La lista completa di personaggi e aziende che hanno ottenuto il denaro, lista acquisita dall'organismo bicamerale che sta indagando sulla gestione delle ex Popolari Venete, dimostra in che modo sia stata gestita Popolare di Vicenza. Questa gestione spiegherebbe gli oltre 5 miliardi e mezzo di euro di sofferenze accumulati e i più di 4 miliardi di euro di inadempienze. Ci sono i grandi gruppi del fashion e dei gioielli, le grandi operazioni immobiliari finite malissimo. Apre la lista una società romana che avrebbe incamerato sofferenze da 62 milioni e 500 mila euro, soldi avuti e mai restituiti. Ci sarebbe anche stato un buco nei controlli. In una lettera del 2 novembre 2009, la Commissione Borsa di Consob ha chiesto a Banca Italia chiarimenti sulla situazione patrimoniale di Popolari di Vicenza. L'istituto di credito aveva infatti comunicato l'imminente emissione di obbligazioni per quasi 366 milioni di euro e dunque si cercava di capire se vi fossero ostacoli. Non risulterebbe una risposta, anche se Banca Italia sostiene di aver dato una risposta ufficiale dopo circa un mese. Sarà la Commissione parlamentare a stabilire la verità. Guaine saltate dalla copertura del ponte di Bassano, i pannelli verranno ripristinati quanto prima.
È la quiete dopo la tempesta, ma non per il ponte di Bassano, per lui i tempi restano tumultuosi, vittima ora del forte vento che ha soffiato sulla città. Le raffiche hanno alzato e fatto volare via le guaine che rivestono il soffitto del monumento. Ora gli originali pannelli in legno sono esposti per metà sul lato nord, nella parte centrale sul lato sud. E apriti cielo, critica a non finire tra la gente, sempre vigile e attenta, quasi un cane da guardia del ponte. Era stata fissata dalla ditta, l'evento eccezionale l'ha strappata nella parte centrale, nella parte dietro, insomma adesso ieri li abbiamo avvisati, dovranno intervenire per ripristinarla. Un caso fortuito e non prevedibile, ma quel che conta è che la copertura verrà riposizionata quanto prima dalla ditta che si occupa del restauro del monumento. Era una protezione che esisteva sotto ai coppi, che ovviamente con i coppi sopra aveva un livello di tenuta superiore. Quando sono stati tolti i coppi, quella è rimasta, è stata fissata dalla ditta e ovviamente l'evento eccezionale ha creato questa situazione. Gli operai dovranno salire sul tetto al più presto e riposizionare le guaine e i cittadini terranno monitorata la situazione. A metà dicembre dovrebbero anche riprendere i lavori in alveo, riposizionate le ture e quindi sistemate le stilate. Una ragazza di Bassano denuncia una violenza sessuale. I protagonisti sono entrambi dei minorenni. L'esperto dice i giovani sono incapaci di gestire sentimenti e sessualità. L'incontro con un amico, una semplice uscita, quella che possono fare due ragazzi ancora minorenni, entrambi studenti nel bassanese. Ma la ragazzina, 14 anni, a qualche giorno di distanza da quell'appuntamento, si confida con la mamma, alla quale racconta di aver subito una violenza. È un fatto grave quello che è successo, io credo, se è così come viene raccontato. Un racconto che è diventato denuncia al commissariato di Bassano, che è diventato indagine su disposizione della Procura dei Minori di Venezia, piuttosto complicata nel pieno del suo svolgimento. L'aggressore sarebbe un quindicenne, amico della presunta vittima, che avrebbe però negato l'accaduto. E mentre le indagini stanno cercando di far luce sulla vicenda, emerge comunque prepotente l'incapacità generale dei più giovani di gestire sentimenti e sessualità. Una sessualità in realtà molto condizionata dai modelli che trovano, ma con estrema facilità davvero in internet, sui social, fra di loro. Dobbiamo imparare come adulti a gestire questa cosa. Il tema è quello del limite, che tocca dunque i giovanissimi, ma che sarebbe mal dimostrato dagli stessi adulti. A educare i figli al limite, alla pazienza, al capire il perché, è un problema prima di tutto della famiglia, è un problema della scuola, di tutti e di una società adulta che in tutte le sue manifestazioni in realtà dice il contrario. Sono entrati in funzione oggi i varchi elettronici di sicurezza a Bassano che sono attivi lungo tutta la Valsugana. Registreranno quindi le targhe dei mezzi in transito. Quando la sicurezza diventa smart, da oggi gli occhi elettronici delle telecamere del sistema di videosorveglianza installate in via Mottone lungo tutta la Valsugana fino a Cismon, destra Brenta compresa, registreranno le targhe di tutti i mezzi in transito. Nel caso in cui ci siano veicoli segnalati come pericolosi o rilevanti per le forze dell'ordine, manda un alert specifico alla centrale operativa della polizia locale, dei carabinieri e della polizia di Stato e quindi consente di organizzare i controlli di competenza. Ci dà quella mano in più nell'individuare subito veicoli sospetti e sicuramente un ausilio imprescindibile per le future indagini di polizia giudiziaria. Insomma, una sorta di smart city della sicurezza con un sistema che, almeno per una volta, non mira a fare cassa. Guarda la sicurezza dei cittadini sia in forma preventiva che in forma repressiva. È l'espressione del lavoro comune, quindi per noi è molto importante. Il sistema oggi è attivo in 11 punti con 14 telecamere. Per Bassano, quello in via Mottone è solo il primo varco. In realtà l'obiettivo è di allargarlo. Nel corso del 18 completeremo anche le altre tre direzioni, verso sud, verso est, verso ovest, in modo che tutti i veicoli in ingresso o in uscita dalla città saranno monitorati. Così tanti e insieme non li avevamo mai visti, stiamo parlando di lupi. Eccoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lupi, scorazzare tranquillamente in pieno giorno tra Gallio e Asiago, siamo nella zona nord vicina all'aeroporto. Sono stati immortalati con il telefonino da due persone che si trovavano a un centinaio di metri. Immaginate la sorpresa mista a preoccupazione. Poco prima erano stati avvistati vicino al cimitero. Queste immagini testimoniano la situazione problematica che sta passando l'altopiano, ma anche il Monte Grappa. I lupi, tanti, sono a pochi metri dalle abitazioni. Immaginate di trovarveli faccia a faccia. Bisogna intervenire velocemente e risolvere il problema.
E ci spostiamo a Marostica con un automobilista miracolato. Scoprite perché. Un albero sradicato dal vento c'entra un'auto in transito. Miracolato il conducente uscito illeso dal veicolo distrutto. Tragedia sfiorata la scorsa notte a Marostica. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto una grossa acacia lungo via Valbella a Vallonara. Il ragazzo al volante fortunatamente non si è fatto nulla. La Protezione Civile ha diramato un'allerta per vento forte su tutta la regione, almeno fino alla mezzanotte di mercoledì 15 novembre. È atteso dunque un nuovo peggioramento con calo delle temperature massime. Ed ora parliamo della partita del cuore a favore della Città della Speranza. Si è disputata nei giorni scorsi sul campo di Santa Croce di Bassano la 10ª edizione della Partita del Cuore, organizzata dalla Jus Sport Bassano a favore della Città della Speranza. Sul campo il triangolare di calcio è stato vinto proprio dallo Jus Sport Bassano, che ha prevalso sui promotori finanziari Mediolanum e sui medici del San Bassiano Football. La manifestazione è stata coronata dalla donazione finale di 6.000 euro alla Città della Speranza, e ciò grazie anche all'operazione di raddoppio del ricavato. È stata così raggiunta la somma finale di 32.000 euro, superando l'obiettivo per il 2017 che era stato fissato a 30.000 euro. Questa naturalmente è la vera vittoria. Arrestati mentre si cambiano i vestiti dopo il furto in manette due pregiudicati. Spaccata nella notte in un bar di via Pacinotti a Piombino Dese. Due pregiudicati sono stati arrestati dai carabinieri. I due sono stati beccati dalla pattuglia mentre si stavano cambiando i vestiti dopo il furto. Sotto la pioggia stavano cercando di abbandonare i vestiti zuppi per evitare di essere riconosciuti. Recuperati i generi alimentari rubati. Sequestrati arnesi da scasso e materiali che usavano per camuffarsi. Sassi da un ponte, l'episodio è avvenuto a Fontaniva, dove ha centrato un camion. Nessun ferito, ma la mente subito è corsa alla stupida e pericolosa moda dei sassi lanciati dal cavalcavia in voga negli anni 90. A Fontaniva una pietra è volata dal ponte ed è finita addosso ad un camion che stava percorrendo la strada sottostante. L'episodio, raccontato da un cinquantenne di Gazzo che ha soccorso il camionista, sarebbe avvenuto una decina di giorni fa, verso sera. Il camion è riuscito ad accostare, ma ora in molti, quando passano sotto il ponte di Via Giare, rivolgono sempre uno sguardo verso l'alto. Brenta sotto assedio, pronti a tutto per bloccare i prelievi. Noi siamo per il principio solidaristico, quindi aiutiamo quelle popolazioni che in questo momento sono in pericolo, inquinamento, penso ai FAS, penso a quelle popolazioni del basso Rodigino che hanno acqua non prettamente di qualità buona, però i territori dove queste acque vengono prelevate devono essere tutelati, devono essere salvaguardati. Disposti a tutto pur di impedire i nuovi prelievi sul fiume Brenta, lo dice Alessandro Bolis, primo cittadino di Carmignano che si fa portavoce di molti sindaci con i territori che si affacciano su questa preziosa risorsa idrica. La strategia è chiara: prendere acqua da qui per portarla altrove. Senza accordo, le vie legali, tra le altre cose già avviate, restano l'unica via. Le elezioni legali sono ancora tuttora in corso, una l'abbiamo già vinta, un'altra andrà a dibattimento finale verso la fine di dicembre, metà dicembre, però è chiaro che per tutelare il nostro territorio non ci fermiamo certo qua. Bolis però prima vuole tendere la mano, chiede di rinnovare l'accordo di programma con la regione per tutelare la falda. Vorrebbe un incontro a stretto giro di posta. Io ho trovato un'apertura importante alla Regione Veneto, continuiamo su questa strada, la Regione ci convochi, finiamo di rinnovare questo accordo di programma, togliamo quelle parti incompatibili, quelle parti che non servono assolutamente a niente, che l'accordo iniziale è chiaro, aveva delle lacune importanti, vanno colmate e poi ripartiamo. Ci spostiamo ora a Vigo d'Arcere perché ci sono importanti novità sulla raccolta dei rifiuti. Ascoltiamo. Vigo d'Arcere, comune pulito e riciclone. Scende in campo l'amministrazione comunale, fianco a fianco con ETRA, ente gestore del servizio di raccolta e pulizia del territorio, dopo i ritrovamenti di amianto in un campo di Tavo e dopo lo spiacevole episodio di abbandono di rifiuti nel giorno di mercato. Un episodio
che si sono susseguiti in diversi giorni, non sono episodi che sono di un mese o altre cose, sono episodi di giorni che spero finiscano molto ma molto presto. Per lo smaltimento di rifiuti come l'amianto esistono canali appositi ed anche un eco bonus regionale. Per le piccole quantità di amianto da smaltire è previsto anche un contributo pubblico intorno ai 600 euro e questa possibilità è data fino al 30 di novembre di quest'anno. Presentare la domanda presso l'ufficio ambiente, c'è una modulistica da compilare, viene, se si rientrano in questi bandi, insomma il 99% dei cittadini che hanno fatto la domanda hanno avuto il contributo. Una sensibilità ambientale certificata sia per l'amministrazione sia per i cittadini, tanto che Vigo d'Arzere è tra i comuni serviti da ETRA quello più riciclone della provincia di Padova. È un comune riciclone, ha già raggiunto l'obiettivo di differenziata del 76% con 3 anni di anticipo rispetto all'anno di previsione dettato dalla legge regionale che sarebbe stato il 2020. Focus questa sera in diretta alle 21.15 insieme al nostro direttore Luigi Baccelli ci saranno come ospiti Luciano Sandonà, Eugenio Benetazzo, Pietrangelo Pettenò, Roberto Ocaon, Cristina Magoga e Luciano Sturaro e anche voi telespettatori ovviamente attraverso i vostri sms. Ora vediamo che tempo farà domani. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Panificio Garlani. Da oltre 40 anni selezioniamo le migliori materie prime per regalarvi sapori di un tempo come i biscotti 900, le trecce, le sfogliatine al burro e vari tipi di pane e grissini. Le previsioni per domani. Sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso, altrove poco o parzialmente nuvoloso. Variazioni locali nelle temperature minime, massime in aumento. Venti nord-orientali moderati o anche tesi in montagna e in prossimità della costa. Panificio Garlani. E per i più golosi un'ampia scelta di cioccolatini realizzati da un vero artista del cioccolato. Prodotti genuini legati alla tradizione. A San Zeno di Cassola.